Asmau Channel City incontra Fabio Rota, responsabile sviluppo canale Cash & Carry di Brevi. Una fotografia dell'esercizio 2014 di Brevi. Allora, nel 2014 il canale Cash & Carry ha subito un ulteriore incremento dei propri punti vendita con alcune aperture e con alcuni consolidamenti anche della rete esistente. In particolare in primavera è stata trasferita e ampliata la filiale di Perugia, che è operativa nella nuova sede già ad aprile, e poi successivamente c'è stato un accorpamento di due filiali molto vicine che esistevano già da qualche tempo a Cagliari, che sono state unificate, così, per così dire, potenziate in un'unica struttura più grande, sempre a Elmas, quindi lì vicino. E poi subito dopo l'estate abbiamo aperto il terzo Cash & Carry su Milano, la piazza di riferimento più importante, con l'apertura appunto a Trezzano sul Naviglio, che è di poco più di un mese fa e che sta già dando degli ottimi risultati sicuramente in termini di interesse e confido presto anche in termini di numeri. C'è poi attualmente nato proprio in questi giorni un trasferimento e ampliamento di una filiale a Chieti Pescara e così via. Ecco, il modello di business Cash & Carry è vincente per un distributore come Brevi. Quali punti distintivi e gli elementi appunto su cui si fonda? Allora, i Cash & Carry Brevi sono sostanzialmente sempre stati caratterizzati da un self service assistito molto più che altre strutture della concorrenza, nel senso che al di là della merce a disposizione, lo staff all'interno del punto vendita instaura un rapporto particolare vicinanza, per così dire, con il cliente, mettendosi a disposizione anche per tutta una serie di informazioni e servizi che vanno al di là della pura vendita della scatola. Questo è un rapporto sicuramente oneroso da gestire, da costruire, ma che risulta poi sicuramente premiante per quanto riguarda il rapporto col cliente e anche dal punto di vista poi di con modelli, piani di sviluppo e iniziative per il prossimo futuro. Per quanto riguarda lo sviluppo, al di là delle opportunità che via via si dovessero presentare, che ovviamente saremo pronti a cogliere, ci sono sicuramente una serie di razionalizzazioni previste su alcune filiali che hanno bisogno magari di punti vendita meglio posizionati oppure con superfici maggiori, e quindi sicuramente andremo a consolidare e razionalizzare un po' spazi e strutture per ovviamente sempre nella direzione della crescita e della potenzialità. In termini di formazione intendete rafforzare o potenziare questa attività? Sì, noi di fatto abbiamo già realizzato per almeno una metà delle strutture dei Cash & Carry delle aule corsi che periodicamente utilizziamo in collaborazione con i vendor che ovviamente mettono a disposizione i tecnici formati apposta per appunto corsi al rivenditore, molto specifici ovviamente, corsi spesso anche molto tecnici su tutti i prodotti di networking invece che di sicurezza, invece che insomma a vari livelli, storage e quant'altro. Continueremo in questa direzione, nel senso che continuiamo ad allestire anche nelle filiali dove attualmente non è previsto questo spazio delle strutture idonee.